Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monisport 07. Siamo qui per i convocati, il mio pensiero alla Nazionale Euro 2020. Diciamo che ragazzi, sinceramente i miei nomi mi sono reso conto che erano quelli un po' più ovvi, perché facendo il giochettino, quello di Transfermarkt, scegliendo i tuoi convocati, i miei erano esattamente quelli più richiesti dal pubblico in generale, ragazzi. Questa è una cosa che mi rende comunque molto molto felice, anche se sinceramente io sono sempre quello che un po', non dico che non seguo la massa, ma diciamo che avete capito. Detto questo, partiamo subito dai portieri convocati da mister Mancini. Allora, qui sinceramente non c'è tanto da dire. Io ho detto che avrei convocato Buffon, ma per il semplice motivo che, ragazzi, il terzo portiere nel calcio moderno fa, specialmente in una competizione dove si manifesta con nell'arco di un mese, quindi non nell'arco di un anno, il terzo portiere ormai fa da uomo squadra. La scelta vera, quindi a Buffon è stato preferito Sirigu per questa cosa, la scelta vera era se portare Meret o Cragno. Allora, per me ragazzi, Cragno ha giocato con molta più continuità, ha giocato anche meglio di Meret, ve lo dico. Io Cragno sinceramente l'avrei portato, ma fin qui comunque nulla da dire. Il primo portiere è Donnarumma, il titolare è lui, probabilmente le giocherà tutte, quindi nulla da dire. Il blocco juventino, allora, è stato portato Bonucci, è stato portato anche Chiellini, è stata una scelta anche, vedo, abbastanza criticata dal pubblico. Credo che non abbiano visto le partite della Juventus e neanche le ultime partite della Nazionale, perché ragazzi, con chi volevate giocare? Io non penso che sia già pronto un nuovo ciclo. Se adesso falliamo l'europeo, allora Bonucci e Chiellini probabilmente potrebbero andare via, ma ragazzi, Bonucci e Chiellini sono due che faranno sempre comodo alla Nazionale fin quando il loro fisico lo permette, almeno secondo i miei punti di vedere è giusto convocarli. Per quanto riguarda il resto, Bastoni e Acerbi, vabbè, erano praticamente certi del posto. Bastoni e Acerbi, Bastoni ha fatto una stagione comunque straordinaria, non è ancora secondo me il miglior difensore centrale italiano o comunque il miglior difensore della Serie A, però comunque ha fatto una stagione straordinaria, ha fatto la sua seconda stagione consecutiva con un exploit straordinario. Acerbi è il leader della difesa della Lazio, che comunque ha fatto un'altra ottima annata. Qualche dubbio su Toloi. È vero che Toloi può giocare a 3, a 4, sia a difensore centrale che terzino sinistro che terzino destro, ma per distacco io avrei preferito 10.000 volte Mancini, perché tra i due è quello molto molto più forte, anche se meno duttile. Quindi è probabile che Mancini possa giocare con una difesa a 3. E perché Mancini vuole giocare con la difesa a 3, ragazzi? Perché i nostri terzini sono molto molto offensivi. Se andiamo a vedere sull'out di sinistra, per farvi un esempio, abbiamo Emerson e Spinazzola. Entrambi giocano con, diciamo, delle difese a 3. Così come Pessina, per farvi un esempio, che gioca praticamente con la difesa a 3. Quindi insomma ragazzi, per quanto riguarda la sinistra, quindi nulla da dire. Emerson e Spinazzola sono due grandi terzini. E anche a destra, i nostri terzini destri mica scherzano. Alla fine Florenzo ha giocato sia con la difesa a 3 che con la difesa a 4 quest'anno, e può anche essere duttilissimo. Inoltre Di Lorenzo ha fatto anche lui un'ottima annata al Napoli, specialmente nella seconda parte di stagione. I suoi fantallenatori hanno potuto beneficiare dei suoi bonus, quindi veramente una grande stagione per Di Lorenzo. E quindi nulla da dire, perché i terzini, quelli più forti, sono stati convocati. Qualche dubbio invece, dicevo, su Toloi. Se l'ha portato probabilmente Mancini, vuole quello che più mangia merda, diciamo così, perché tra Toloi e Mancini, Toloi penso che calcisticamente parlando sia quello più mangia merda. Abbiamo inoltre un super centrocampo, mai dubitato di questo, con Verratti, Jorginho e Barella, che non saranno schierati così come questa clip, perché Jorginho sarebbe il mediano, Verratti e Barella sarebbero le mezzale. Abbiamo un centrocampo veramente super, ragazzi, tutti e tre ragazzi hanno un valore di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro, quindi abbiamo comunque un gran trio di centrocampisti. Jorginho, che ha vinto da titolare la Champions League con il Chelsea, Barella, che ha vinto da titolare con l'Inter, e Verratti, che è un punto fermo praticamente della Nazionale. Quindi insomma abbiamo un super reparto di centrocampisti. Nulla da dire su questi tre, qualcosa da dire sugli altri. Allora, Locatelli e Pellegrini erano quelli che convocavi per forza, perché Pellegrini ha fatto una super stagione, è stato nel giro della Nazionale di Mancini, quindi giustissimo portarlo, così come Locatelli, che ha fatto 3 anni a Sassuolo veramente fantastici e quindi merita assolutamente la convocazione. Può essere un perfetto vice Verratti, ragazzi, magari accentrando lui e Jorginho in mediana, non lo so, però ragazzi, Locatelli può fare sia la mezzala che il mediano, forse il mediano lo fa leggermente meglio. Pellegrini può fare sia l'ala che la mezzala offensiva, insomma. Qualche dubbio invece su Sensi e Cristante. Allora, Sensi l'avrei convocato anch'io, l'ho detto, poi è stato rimandato a casa, e perché poi è stato convocato Pessina, ragazzi, perché Sensi si è fatto male. Però ragazzi, io sulla prima scelta mi vado a soffermare. Allora, diciamo che come mezzala offensiva alla fine già c'è i Pellegrini. Sensi è più duttile, io noto che Mancini vuole spesso questa duttilità. Sensi può giocare mezzala e mediano. Se non era per il fisico,
Sensi era molto molto più funzionale e forse anche più forte rispetto a Pessina. Dico la verità perché Pessina non mi ha mai convinto. Cristante sinceramente non l'avrei portato, avrei preferito portare Castrovilli piuttosto che Cristante. È vero che anche Cristante è duttile, ma Cristante spesso viene dimenticato che è una mezzala e non un mediano. Anche se secondo me potrebbe essere utilizzato come mezzala, perché come mediani abbiamo già Locatelli e Giorginio. Per quanto riguarda, e potrebbe farlo anche Verratti tra l'altro, per quanto riguarda invece le ali, nulla da dire su Insigne e Chiesa, convocati a pieni voti ragazzi. Per Chiesa in stagione 15 gol e 11 assist, ha fatto una stagione veramente straordinaria alla Juventus. Insigne ha vissuto sotto il punto di vista dei numeri anche lui la sua migliore stagione da quando è a Napoli, quindi nulla da dire su loro due, che probabilmente saranno i due titolari della nazionale, nonostante Chiesa sia un po' in pericolo. Perché dico questo? Perché ragazzi, di certo non con Bernardeschi, ma con Berardi, che ha fatto 3 gol nelle ultime 3 partite. Bernardeschi molto vera polemica, insomma, non puoi dire che in nazionale ti lasciano più libertà. È vero che in nazionale bene o male hai sempre giocato benino, ma non hai mai fatto gol in un big match, hai fatto gol con il San Marino, con tutto il rispetto. E io sinceramente mi sarei portato Berardi e Chiesa sulla destra, con Berardi io sinceramente l'avrei messo anche titolare, lo dico da juventino, in nazionale. Sulla sinistra avevi Grifo ha fatto una stagione indimenticabile al Friburgo ragazzi, questo c'è da dirlo. Io non capisco Grifo con una squadra di centro-bassa classifica tedesca cosa doveva fare per essere convocato ragazzi, perché io sinceramente lo dico da juventino, lo ripeto, io ho difeso Buffon, Bonucci, Chiellini, ma ragazzi Berardi per me 3 gol nelle ultime 3 con la nazionale, ha fatto una stagione indimenticabile, deve giocare titolare su Chiesa così come Bernardeschi, non meritava la convocazione, ok che è sempre stato nel gruppo Mancini ragazzi, ma io non capisco veramente perché è stato convocato per quando serviva una riserva a sinistra ragazzi, serviva una cazzo di riserva a sinistra e Grifo era perfetto. Perfetto, Bernardeschi lì non ci può giocare in nazionale e spero che i numeri mi daranno torto, cioè che i fatti mi daranno torto, così come i fatti mi daranno torto magari in attacco, dove è stato convocato Raspadori che ha fatto 6 gol ragazzi nella seconda parte di campionato. L'anno scorso non lo conosceva nessuno, ha fatto il suo primo gol sul rigore, poi in totale ha fatto 6 gol in stagione Raspadori. Grandissimo talento, di grandissime prospettive ragazzi e tutto, ma quel posto lo meritava Ken ragazzi, lo meritava Ken. Io non ho idea se sia stato escluso per motivi comportamentali, perché la terza punta serviva. E io se Mancini l'ha escluso per motivi comportamentali, ok. Ma se non è così, Ken non me lo spiego, perché può giocare alla sinistra, alla destra, attaccante. Se proprio volevi convocare Bernardeschi, avevi a sinistra Insigne e Grifo, a destra Berardi e Chiesa. Dunque, insomma, ragazzi, fatemi sapere se anche voi la pensate come me, con un commento. Metti like se il video ti è piaciuto, dislike se il video invece non ti è piaciuto, spero veramente di no. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Da ManuSport07 è tutto, in descrizione per seguirmi su Instagram. Ringrazio il buon Antonio per le clip e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!